Ecco, abbiamo appena sentito una canzone di Bob Dylan, che è interessante perché 50 anni fa, quando quelli come me erano giovani, sentivano queste canzoni e naturalmente pensavano di dover essere contro la guerra. E oggi invece Bob Dylan è diventato naturalmente il mostro sacro, ha preso il premio Nobel per la letteratura, però le sue canzoni continuano a essere perfettamente moderne, non soltanto questa qui, un po' più vicino, non siamo abituati ai media anche perché non ci invitano a parlare di queste cose, anche altre canzoni di Bob Dylan, questa The Times They Are Changing naturalmente è una famosissima, ma ci sono quelle sui padroni della guerra, The Masters of War, o quella interessantissima che si chiama Con Dio dalla nostra parte, With God on Our Side. L'ultima strofa di quella canzone dice ci hanno insegnato a odiare i russi, no? E alla fine naturalmente no, li odiamo perché Dio è dalla nostra parte. Pensavamo che queste cose ormai fossero completamente andate nel dimenticatoio, soprattutto con la caduta dell'Unione Sovietica si pensava che il mondo avrebbe finalmente potuto trovare un po' di equilibrio, diciamo così. Invece è successo esattamente il contrario, prima c'erano due superpotenze che in qualche modo si tenevano in equilibrio e poi ce n'è rimasta una sola e questo è risultato essere peggio di prima naturalmente, perché un conto è l'equilibrio, magari anche del terrore, magari l'equilibrio nucleare, e un conto invece è quando c'è qualcuno che vuole fare il gradasso naturalmente, no? e prendersi l'intero mondo. Ora questa di prendersi l'intero mondo è una cosa non tanto piacevole, perché è un programma che già molti anni fa, molto prima credo della nascita di le nazioni che ce l'avevano come programma, c'era qualcuno che cantava nell'inno delle proprie forze armate, diceva Morgen die ganze Welt. Questo era il progetto della Germania nazista, di prendersi l'intero mondo. Uno che non crede e che quindi non ora. No? Magari lavora ma non ora. No? Per essere sintetici. Ma questo era solo per dire appunto che il progetto di un'unica nazione o di un unico blocco che vuole controllare l'intero mondo è un progetto pericoloso, ma non è pericoloso soltanto se ce l'avevano in testa i nazisti, è pericoloso anche se ce l'abbiamo noi, e purtroppo l'Occidente questo fa, lo cerca di fare in tre modi diversi, che sono ovviamente l'economia, la politica e l'aspetto militare. A seconda dei momenti ovviamente prevale uno di questi tre aspetti. L'economia è prevalsa fino a qualche anno fa con quello che si chiamava globalizzazione, che era poi nient'altro che un suprematismo economico, l'idea che il mercato come lo intendiamo noi deve essere sviluppato nell'intero mondo, che quello è il modo di comportarsi. Il suprematismo politico dell'Occidente è che c'è un unico modo di poter governare le nazioni ed è quello che noi chiamiamo democrazia, che può anche essere una bella cosa magari, no? dal nostro punto di vista, però il problema è che non tutti accettano questa imposizione. Molti si dimenticano che la guerra in Ucraina è cominciata un anno e mezzo fa ormai quasi, ma un mese prima dell'inizio della guerra in Ucraina c'era stato un incontro fra Xi Jinping e Putin, che qualcuno di voi forse aveva notato, era un incontro che sembrava dedicato a tutt'altro perché era l'inaugurazione delle Olimpiadi invernali a Pechino, ma la dichiarazione finale di quell'incontro era una cosa che vi invito ad andare a leggere, la trovate in rete, non è difficile appunto la trovare, tradotta ovviamente, e queste due superpotenze, cioè la Russia da una parte e la Cina dall'altra, ce l'avevano con l'Occidente e dicevano voi in Occidente volete imporci anche i sistemi politici perché pensate che il vostro sia quello giusto. E invece noi la pensiamo in maniera diversa magari, ci sono altri modi di governare le nazioni. E se uno vuole imporre la sua, e poi è ovvio che quegli altri che non vogliono avere questa imposizione alla fine si seccano. E questo è il suprematismo appunto politico. E poi c'è quello militare. Voi direte, e questo bisogna ripeterlo ogni volta che uno fa un intervento in televisione o sui giornali, ammesso che glielo facciano fare, cioè c'è un invasore e un invasato, un invaso, adesso dipende come lo si vuole mettere, no? Però
La cosa interessante è che io sono matematico, mi permetterete di dare alcune cifre, no? Alcuni numeri. Se uno guarda la spesa mondiale sulle armi che si fa ogni anno, la spesa annuale mondiale, Rovelli l'altro giorno l'ha detto al primo maggio, ha sbagliato di sei cifre decimali, no? Insomma, quindi per un fisico forse, ma perché lui pensa in inglese, no? Ha detto che era 2 trilioni. Ora 2 trilioni sono 2 miliardi di miliardi, per fortuna del mondo la spesa militare non è quella. In italiano si dice invece semplicemente 2.000 miliardi, no? Però 2.000 miliardi sono una cifra enorme, sono circa un po' meno del nostro debito nazionale. Voi sapete che il nostro debito nazionale viene di solito considerato dai matematici un bel esempio di un numero quasi infinito, no? E la cifra degli armamenti è circa quella, 2.000 miliardi di dollari. Ora però la cosa interessante è andare a vedere come sono distribuiti nel mondo questi 2.000 miliardi e si scopre che di questi 2.000 miliardi 800, cioè il 40%, sono spesi dagli Stati Uniti, ma altri 400 sono spesi dai paesi europei. Ora non ci vuole molto a fare, 800 più 400 fa 1.200, questo significa che il 60% delle spese militari del mondo sono fatte dalla NATO, cioè gli Stati Uniti più l'Europa, e il resto del mondo invece spende il 40%. Putin, che veniva considerato un guerrafondaio, spendeva, adesso poi ovviamente nell'ultimo anno le spese sono leggermente cambiate, in tutti i paesi ovviamente perché si è speso molto di più, ma Putin spendeva 60 miliardi l'anno, cioè un 1/20 di quello che spende e spendeva la NATO. Allora si capisce perché la guerra sta andando in quel modo. Uno dice, ah, si è scoperto che Putin era semplicemente, no, un pantoccio, no, un impero di carta, eccetera. No, era semplicemente che spendeva una cifra 20 volte inferiore a quella della NATO. Una buona parte degli armamenti della NATO naturalmente sono andati dal 2014 fino al 2022 in Ucraina. E poi è ovvio che la situazione sul campo rifletta queste cose. E noi dobbiamo riflettere invece sul fatto, appunto, no, che possiamo immaginare che chi spende di più per le armi sia forse la parte più pericolosa. Purtroppo noi facciamo parte di quello schieramento, di quello schieramento pericoloso che spende moltissimo in armi e che pretende di imporre la propria visione, appunto, come dicevo, economica, politica e militare al resto del mondo. Naturalmente c'è un motivo, e il motivo è che 70 anni, 80 anni fa c'è stato un patto fra superpotenze, ve lo ricorderete per averlo letto sui libri di storia, forse il signor Bettazzi se lo ricorda perché era già presente, no? Tra l'altro arriverà tra poco, quindi sentiremo anche lui, no? Dicevo, a Yalta c'è stato una specie di spartizione del mondo, c'erano Roosevelt, c'era Stalin, c'era Churchill, i tre grandi imperi, perché all'epoca Churchill era, ieri abbiamo visto la patetica incoronazione di Re Carlo, ma una volta l'Inghilterra era un impero, non era soltanto una nazione come è diventata oggi. E questi tre imperi, certo fa male dirlo, no? Cioè si sono spartiti il mondo, ma hanno mantenuto un equilibrio, però sono passati 80 anni da Yalta e il mondo non è più quello. Il mondo è cambiato, per esempio l'Africa non è più sotto il giogo coloniale degli inglesi e dei francesi come invece era fino agli anni 60, è caduta l'Unione Sovietica, appunto, che era rappresentata da Stalin, eccetera. Bisogna accettare questo fatto, le superpotenze dovrebbero riunirsi e decidere che in realtà non ha più senso cercare di combattere, forse dovrebbero cercare loro di mantenere, tra virgolette, l'ordine nelle zone di influenza. Io credo che la guerra non si può semplicemente combattere dicendo ah sì, dobbiamo smettere, eccetera. Certo, dobbiamo smettere, devono smettere le armi, ma poi dopo però devono entrare non le pretese di uno o dell'altro, bensì semplicemente il riconoscimento del fatto che bisogna avere tutti i diritti, no? Gli stessi diritti. In Occidente spesso si confondono due cose e forse magari anche qualcuno di noi l'ha fatto a volte facendo interventi. Un conto è preservare, come chiedono di solito per esempio i paesi della NATO, l'integrità territoriale delle nazioni. E un conto è parlare nella stessa frase dell'autonomia dei popoli, perché queste due cose sono in conflitto fra loro.
l'integrità territoriale delle nazioni vuol dire preservare i confini che sono stati creati come? Con delle guerre. Cioè i confini delle nazioni sono sempre stati fatti così. Uno dice sì, ma Putin ha invaso l'Ucraina, sarebbe come se l'America invadesse il Messico. Beh, guardiamo la carta geografica, la California, il Nuovo Messico, il Texas, l'Arizona, che cos'erano prima? Erano parte del Messico e naturalmente sono diventate americane con una guerra. Quindi chi pretende di mantenere i confini delle nazioni, cioè l'integrità territoriale delle nazioni, pretende semplicemente di fare come quel detto, no? No, chi ha dato, chi ha avuto, dice io mi sono preso quello che volevo con i mezzi che volevo, adesso me lo devo tenere. L'autonomia dei popoli è una cosa molto diversa. Poi bisogna vedere se armassero. Tra l'altro, certo. No? Fatto esatto, no? Se la Russia avesse o la Cina avesse armato l'Ucraina. Ma invece l'autonomia dei popoli vuol dire una cosa completamente diversa. Vuol dire che a volte dentro gli stati ci sono delle zone che non ci stanno bene dentro quegli stati, perché hanno magari religioni, lingue, culture differenti. E queste zone, diciamo così, o queste popolazioni, cosa dovrebbero avere? Beh, l'ottimo sarebbe che avessero l'indipendenza, però a volte, come sapete, queste cose sono intrecciate. Per esempio in Palestina, come si fa ad avere l'indipendenza? La possono avere o gli israeliani o i palestinesi, ma altrimenti non si possono separare. La cosa più ovvia è fare autonomie. Per esempio noi in Italia paradossalmente siamo un esempio nel mondo con l'Alto Adige. L'Alto Adige, che come voi sapete, no, è stato a lungo sotto l'Austria, no, sotto i tedeschi, perlomeno di cultura, no? E oggi viene considerato uno dei migliori risultati di autonomia. Il Dalai Lama, per esempio, è venuto spesso in Alto Adige per cercare di studiare la situazione e di proporla, per esempio, per il problema del Tibet. Ma ci sono problemi di autonomia in tutto il mondo, che ci piacciono la guerra in Ucraina e la richiesta di autonomia di alcune zone russofone che stanno dentro una nazione come l'Ucraina, che ormai si è staccata dalla Russia e che quindi non è più considerata da loro la loro patria. Avere l'autonomia in quelle zone sarebbe stata la soluzione ovvia, invece di avere una guerra civile dopo il colpo di Stato del 2014. Ma pensate cosa vorrebbe dire l'autonomia dei popoli se per esempio i curdi potessero avere un Kurdistan. Bisognerebbe tagliare il 20% della Siria, il 20% della Turchia, andare in Iran a tagliare i pezzi fuori. Naturalmente nessuna di queste nazioni lo vuole fare. Ma questi sono problemi che bisogna risolvere. O la Corea, che è lì da 80 anni, da dopo la guerra in Corea, congelata semplicemente. Non bisogna parlarne perché è un castello di carte. Se uno toglie una carta poi tutto crolla. Taiwan, ad esempio, che non esiste nemmeno dal punto di vista politico, non fa parte delle Nazioni Unite, non è riconosciuta praticamente da nessuno, nemmeno dagli Stati Uniti, i quali dicono però che deve essere indipendente, cioè è una cosa un po' strana, no? Non riconoscere una nazione e dire sono dalla parte della tua indipendenza. Quello che la Cina chiede di nuovo è l'autonomia di Taiwan. Forse questo è il modo di risolvere i problemi, cioè quando ci sono delle situazioni reali e oggettive, e bisogna accettare che alcune parti delle nazioni tuttora esistenti, i confini territoriali, ammettano e accettino l'autonomia. Ma questo significherebbe cercare di risolvere i problemi della guerra. Mentre invece se sentite, no, tutte le potenze occidentali, no, quell'unica cosa che vogliono è, dice, ritorniamo alla situazione precedente. Beh, cioè il problema si ripropone allora. Cioè non c'è volontà nel mondo di risolvere i problemi. E perché non c'è? È perché ovviamente ci sono interessi. La risoluzione di questi problemi, ovvio, va a favore delle zone che vogliono diventare autonome appunto in mezzo mondo e ovviamente va a sfavore di quelli che invece in tutto il mondo appunto hanno queste zone e continuano a mantenere il dominio. Quindi la pace è una cosa complicata. Non bisogna cercare di avere delle soluzioni, diciamo così, infantili o troppo facili, perché quelle sicuramente non funzionerebbero. E sicuramente non bisogna continuare a fare come tutti e due dicono, sia la Russia che l'Ucraina e i suoi alleati, dobbiamo ritornare, no, esattamente alla situazione precedente, oppure dobbiamo congelare la situazione attuale.
congelare serve semplicemente appunto a preservare lo status quo, si è fatto tante volte, come ho citato appunto per esempio il caso della Corea o di Israele, dove i palestinesi sono appunto in sospeso da 80 anni, no? E non si risolve il problema. A me sembra che il vero modo di risolvere le situazioni sarebbe cercare di capire che ovviamente noi, soprattutto noi occidentali, stiamo spesso dalla parte del torto, e se vogliamo effettivamente avere la giustizia nel mondo dovremmo toglierci dalle nostre tasche una buona fetta di ciò che abbiamo. La cosa non è piacevole ovviamente, ma se uno è a favore della pace naturalmente sa che le situazioni non sono piacevoli. Scusate per la lunghezza, ma ci sono un sacco di cose da dire e naturalmente, poiché non possiamo dirle in nessun altro luogo, no? Cerchiamo di dirle dove si può. Grazie. Allora, sulla pace di Fabrizio Zanotti. E mi hanno fatto ringiovanire di una cinquantina d'anni, mi hanno riportato a quelle emozioni, a quelle sensazioni e a quell'entusiasmo di allora. Io mi limito a pochissime osservazioni, perché Pier Giorgio Lippleti ha già disegnato perfettamente il quadro. Beh, intanto, se dovessimo stare ai nostri mass media, giornali e televisione, noi non esisteremmo, non dovremmo essere smaterializzati, invece siamo qui, ci siamo con le nostre persone, con i nostri cervelli che vogliono continuare a pensare, a ragionare, ad applicare ai fatti che ci accadono quella razionalità che è quello che ha salvato in qualche modo il genere umano da se stesso in tante troppe occasioni. Quattro punti semplicemente. Il primo, la guerra. La guerra è il male assoluto, voglio dire, io l'ho imparato in famiglia, l'ho imparato dalle parole di mio padre. La guerra era un'ombra scura che stava all'interno anche della nostra famiglia, quella memoria, quel ricordo portato anche sul corpo con le ferite, con i compagni morti alcuni in modo assurdo e sbagliato, quelli della Russia, altri caduti per rimediare a quei mali durante la guerra partigiana. E però mio padre mi ricordava sempre che la guerra tira fuori dalle persone il peggio, la guerra premia i peggiori e tira fuori il peggio anche dai migliori, per certi versi lascia dentro un'ombra, ti trasforma, non sarai mai più quello che eri prima, da qualunque parte tu sia, anche dalla parte più giusta, la guerra è questa cosa qua. E per questa ragione le guerre non devono essere lasciate iniziare, e appena iniziate, se sciaguratamente iniziano, dovrebbe essere il dovere di tutti farle finire immediatamente. Esattamente l'opposto di quello che è stato fatto, di quello che è stato fatto in questi anni. Lo sappiamo benissimo, c'è una data, il 24 febbraio del 2022, con un'aggressione, la violazione delle fondamentali regole della convivenza internazionale, un crimine inescusabile.
e però sappiamo che quel crimine poteva in qualche misura essere evitato prima che la situazione peggiorasse. Non devo citare Papa Francesco coi cani che vanno ad abbaiare ai confini e a sfidare, ma sicuramente quello che è avvenuto in quella parte d'Europa dal 2010, 2011, 2012 in poi è stato un continuo tentativo di innescare questo scontro. Io sono convinto che quel 24 febbraio si è pianto nelle case delle famiglie dei russi che erano mandati a combattere, si è pianto nelle famiglie degli ucraini che venivano massacrati, ma si è brindato in qualche palazzo del potere, si è brindato in qualche palazzo del potere occidentale, sicuramente si è brindato a Washington, si è brindato in qualche cancelleria che non aspettava nient'altro di quell'occasione per menare le mani e per fare affari. Questo è il primo punto. Il secondo punto riguarda le armi. Fin da subito, alcuni di noi, più numerosi di quelli che sono apparsi sui media, abbiamo ripetuto quella che crediamo sia una verità di ragione, un passaggio logico. In una situazione di conflitto, in uno spazio nel quale è in corso un conflitto, più armi metti, più morti si vedono. Questa è la ragione per cui fin da subito abbiamo detto diplomazia e non armi. Fin da subito abbiamo detto questa guerra si fa finire con le diplomazie internazionali e non con questa corsa agli armamenti. Ci hanno risposto sempre la stessa solfa. 16 mesi fa, ormai 15 mesi fa, le armi servono ad abbreviare la guerra. Questo ci ripeteva sui giornali, in televisione, nei confronti personali e così via. Adesso 200.000 morti dopo, 300.000 morti dopo, è anche difficile il conteggio. Oggi si ripetono le stesse fandonie: continuiamo ad armare per far finire la guerra. È una menzogna. Le guerre finiscono se ci si siede a un tavolo e si negozia, non finiscono perché si riempiono i contendenti di armi fino ai denti. La terza riflessione, sempre applicando in qualche modo la logica, riguarda l'Europa. L'Europa che, nelle parole dei governanti, avrebbe dato una straordinaria prova di sé perché non si è disunita. Balle, a parte che non è mai stata disunita come adesso. Unita solo intorno a quell'unico obbligo per tutti, quella questione che se tocchi i fili muori, e cioè armare, armi. L'Europa è completamente disunita, ma mai come oggi, io credo, inconsapevole dei rischi che corre e di quelli che sarebbero i propri interessi. Questa guerra è sicuramente una guerra contro una parte molto consistente del popolo ucraino, quella che appunto resiste, sta in armi, ma è anche, lasciatemelo dire, una guerra contro l'Europa. È una guerra che non fa altro che danneggiare l'Europa. La qualità per svolgere un ruolo di mediazione, perché i mediatori devono essere neutrali, non possono essere schierati, è che invece si è schierata e che continua a schierarsi nonostante che stia pagando i prezzi maggiori di questa guerra. Allora, questo masochismo europeo inspiegabile dovrebbe essere all'interno della riflessione. Ultima riflessione: io ho paura perché questa guerra ci sta portando sull'orlo di un passaggio cruciale che da sempre era stato esorcizzato,
e che oggi invece viene messo nei calcoli degli analisti militari, nei calcoli degli analisti politici, che è l'olocausto nucleare. Questa guerra ci sta portando lentamente, ma come dire, in modo sempre più chiaro, in modo più esplicito, e forse, come dicevano i latini, fine velocior, alla fine il processo è più rapido, ad accettare, ad ammettere, a mettere in conto che si usino le armi nucleari. E l'evocazione del rischio delle armi nucleari viene spesso utilizzato dai propagandisti della guerra per stigmatizzare ulteriormente il nemico. Ancora oggi c'è un'intervista di Walter Veltroni, il quale dice che bisogna dare agli ucraini tutti i mezzi per resistere, perché dall'altra parte c'è uno che ha l'arma nucleare, e questo la dice lunga su questo. Dovrebbe essere la ragione opposta: dato che dall'altra parte c'è uno che ha l'arma nucleare, cerchiamo di disinnescarla quell'arma, non di costruirlo come nemico contro cui celebrare una qualche vittoria, che sarebbe la vittoria sul nulla. Ecco, io credo che queste siano le ragioni di chi pensa, in qualche misura, di chi pensa controcorrente, perché quello a cui assistiamo è molta propaganda e poco ragionamento. Credo che essere qui in queste piazze oggi in tanti, in tantissimi, distribuiti in 4.000 chilometri, sia il segnale che questo paese ha ancora una mente attiva, lucida, pensante, e si fa sentire. Grazie. A proposito di mente lucida, ecco, buongiorno a tutti, ho sentito tutto il discorso di Rebendo, ma sono d'accordo con lui, anche perché è da sempre che io sono per la non violenza. Dice: ma come, allora bisogna accettare la violenza degli oppressori? Tre cose. La prima: noi abbiamo tutti la mentalità violenta, alle armi si risponde con le armi, no? Bisogna creare la mentalità non violenta. Cioè, ma allora come si risponde? Prima impegnarsi davvero nella diplomazia. Voi pensate che l'Europa ha fatto il primo atto diplomatico per la guerra in Ucraina dopo 60 giorni di guerra? Tanto dice, sapeva che non conto. E la terza è la interposizione, cioè dei volontari che vadano in mezzo. Si è già usata nel Libano, e anche noi nel piccolo, quando andammo a Sarajevo nel 92, finché eravamo là non hanno sparato, ecco, loro le interposizioni, che è difficile perché toccherebbe all'ONU, ma l'ONU c'ha il veto delle grandi potenze, e allora basta essere amico di una delle grandi potenze che le mettono il veto. Quindi tre cose: la mentalità non violenta, la vera diplomazia e un'autentica interposizione. È così che si può arrivare davvero al cammino della pace. Auguri, grazie. Grazie, lucidissimo. Proposte chiare. Grazie.
comunque là è però. Comunque bella la battuta del prete secolare. Tutti quanti insieme, ok? Per non lasciare passare il tempo in vano.